Mimma Iannello, anche Federconsumatori vuole vederci chiaro nella spesa sanitaria che purtroppo attanaglia la Calabria, aumenta sempre di più, e parliamo della spesa sanitaria per le prestazioni fuori regione. Sì, assolutamente, viene fuori sempre più un quadro inquietante, inquietante per i termini in cui si rivela il fallimento del controllo sulla spesa sanitaria complessiva. E ora emerge anche quella sui dati che riguardano la migrazione. È giusto vederci chiaro, anche perché i calabresi hanno pagato perché si mette, e continuano a pagare perché si metta ordine in tutto, diciamo, ciò che non va del sistema sanitario regionale. Abbiamo pagato e stiamo pagando i costi degli advisor contabili. È dal 2018, 2008 che diciamo, si deve fare chiarezza sui conti, ci sono state commissioni di accesso, ma nonostante tutto, diciamo, viene fuori una situazione veramente caotica. Noi proprio per questo abbiamo chiesto, anche rispetto all'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza che passano anche attraverso le liste d'attesa, abbiamo chiesto l'accesso agli atti per fare chiarezza anche su questo aspetto della sanità calabrese. Le aziende sono tenute a rendere chiara, a rendere trasparente l'accesso ai servizi. Non ci pare che le aziende, almeno per i primi dati che abbiamo raccolto, che le aziende rispettino le leggi in materia. Anche perché da un piccolissimo controllo che è stato fatto da parte del Dipartimento Salute della Regione Calabria, già tanto è stato risparmiato, quindi vuol dire che il problema c'è. Sì, il problema c'è ed è enorme. È assurdo però che in tutto questo tempo gli altri dirigenti, ma non solo a livello regionale, pensiamo anche alle responsabilità che ci sono a livello aziendale, per poi finire a livello della struttura commissariale. È assurdo che in tutti questi anni, sapendo che ereditavano una situazione debitoria e un sistema sanitario che produce annualmente debito, non abbiano fatto il possibile per rendere tracciata la spesa. Ma la spesa non passa soltanto i ricoveri in regime di mobilità extraregionale. C'è poi tutto l'universo della spesa sanitaria, che sono gli appalti, sono, diciamo, gli affidamenti, sono tutta una serie di costi che il sistema sanitario regionale deve sopportare per erogare i servizi, ma che evidentemente non svolge nella piena trasparenza, ma che le fatture pagate più volte, lo stato debitorio di alcune aziende mostrano quanto dentro le maglie della spesa sanitaria ci siano interessi, ci siano interessi di diversa natura, che sfociano anche non soltanto in logiche corruttive, ma anche di diciamo, infiltrazioni mafiose. Sappiamo bene il business dell''ndrangheta all'interno delle maglie della sanità calabrese. È assurdo che dopo le tante commissioni di accesso, i commissariamenti di alcune aziende come Locri, come Vivo, ma tutti gli scandali, tutti i richiami che ci sono annualmente da parte della Corte dei Conti, nonostante tutto, la spesa sanitaria continua a essere un capitolo opaco e oscuro della sanità calabrese.